Ciao! Per un po', almeno finché farà caldo, questa sarà la mia, diciamo, postazione video. Comunque sarà qua giù in basso e non nella mia solita zona che è alta e purtroppo sta il calore sale e io muoio di caldo, non riesco più a registrare là. E niente, questo è il make-up che ho realizzato oggi, volevo farvelo vedere, l'ho realizzato praticamente, mi sono registrata mentre lo facevo e volevo appunto condividere con voi. È un make-up adatto per una serata estiva, come vedete ho dato un bel tocco di colore al viso, quindi ho utilizzato della terra, ho realizzato appunto questo trucco che è dorato e riporta i colori del tramonto, adatto sicuramente ad un aperitivo sulla spiaggia, ad una passeggiata comunque pomeridiana, serale, e basta, spero vi piaccia e vi lascio al tutorial, un bacio, ciao ciao! Come primo passaggio applico il primer, sto cercando di finire l'Eye Love Stage di Essence perché ho in mente di provarne tanti altri. A questo punto dalla mia palette Warm Shimmer, questa è di Zoeva, applico questo colore dorato. Successivamente andrò ad applicare questo colore bronzato e alla fine andrò ad applicare questo colore qua che è proprio il colore del tramonto, un bel rossastro con delle sfumature sia dorate che bronzate. Allora lascio libero l'angolo esterno perché ci andrà un altro colore. Come vedete sono molto scriventi, li sto utilizzando comunque bagnati perché secondo me la resa è migliore. Con il color oro diciamo che non arrivo neanche a metà dell'occhio. Ora bagno un po' il pennellino nuovamente e vado ad applicare il color bronzo. Il color bronzo lo applico al centro e leggermente sopra il color oro in modo tale che si vadano a mischiare insieme e a sfumare. A questo punto prelevo l'ultimo colore che era il color tramonto e lo vado a mettere alla fine dell'occhio creando una sorta di codina di V. Questo secondo me è un colore bellissimo. Con questo do la forma appunto al mio trucco. A questo punto con un pennello da sfumatura, dopo aver creato i miei tre colori di base, vado a prendere questo rosato che secondo me è un buon colore di transizione per questi colori così caldi e appunto col pennellino da sfumatura scuoto un po' e vado soltanto a tracciare la riga linea dell'occhio, diciamo, in modo tale da dare uniformità a tutto quanto il make up, esattamente come succede in quest'occhio. In questo modo cerco anche di unire i tre colori. Ok, a questo punto sempre con lo stesso pennellino da sfumatura vado a riprendere l'ultimo colore che ho applicato alla codina dell'occhio, quindi il colore tramonto, e lo vado ad applicare da asciutto. Ora come ultimo passaggio dalla palette dei colori nude di Zoeva prendo questo nero qua, che è un nero bello opaco, e vado solo a picchiettare con il pennellino da sfumatura, vado a picchiettare appunto nella zona in cui ho formato la codina, e questo passaggio mi serve per intensificare il colore finale, il color tramonto diciamo. Non dovete assolutamente preoccuparvi se sbordate, perché tanto poi andremo nuovamente con il correttore, dato che come vedete quest'occhiaia è ancora bella visibile, va nascosta. Andrò poi col correttore appunto a nascondere
le eventuali imperfezioni, quindi non mi preoccuperei tanto del fatto che si possa leggermente sbordare. Quando mi sembrano più o meno simili, passo all'angolo dell'occhio che è rimasto libero. Per fare l'angolo dell'occhio utilizzo un pennellino più preciso a penna. Tutti i pennellini che sto utilizzando sono del Bamboo Set di Zoeva, tranne questo che è il mio pennello preferito da sfumatura, che è di Elf. So che Elf purtroppo non produce più i pennelli così belli, così validi. Infatti ho sentito molte ragazze dire che i pennelli di Elf non sono più come una volta, però non saprei sinceramente, perché è da tanto che non acquisto pennelli Elf. Ora vado a prendere la mia palette Storm della Sleek, questa io l'adoro, è bellissima, una palette veramente completa con tantissimi colori che amo, e prendo questo colore qua che è un dorato molto più chiaro di quello che ho utilizzato inizialmente, e vado a fare solo l'angolo interno dell'occhio in questo modo, scendendo anche un po' qua giù. E l'effetto è bellissimo perché risulta davvero molto luminoso. Con l'ombretto oro chiaro arrivo più o meno ad un terzo dell'occhio. A questo punto vado a prendere una matita dorata. Questa matita 99 volte su 100 la detesto, però oggi che fa molto caldo la punta si è ammorbidita e scrive bene, ed è la matita 101 se non sbaglio di Kiko. Sì, esattamente la 101, questo dorato. E niente, oggi va e quindi la utilizziamo all'interno dell'occhio. Poi successivamente vado a prendere questa matita di Pupa, che è un cajal nero, so che ormai non si vede più niente, però è tra i miei preferiti, tra l'altro sta anche terminando, e sempre con questa vado all'interno dell'occhio, cercando di non coprire il color oro, quindi cerco di fare una riga abbastanza sottile ma presente. E mi piace tantissimo questo contrasto oro-nero, che è una roba fantastica. Con un pennellino preciso, potrebbe essere questo qui a penna o questo qua con la punta abbastanza sottile, vado a riprendere il color tramonto e tiro una riga praticamente da un terzo dell'occhio fino alla fine, in modo tale da avere appunto questa riga rossastra dorata appunto sotto l'occhio. Lo faccio sempre con l'ombretto asciutto, dato che comunque voglio appena un accenno di colore. A questo punto applico un eyeliner bello 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 nero, questo è il più nero che ho ed è di Kiko, tra l'altro vi ricordo che l'avevo pagato 3,90 € ai saldi, non ero neanche convintissima di volerlo comprare, però alla fine l'ho preso e mi piace. Quindi vado a tirare una riga con una bella codina finale, come vedete in quest'occhio, però abbastanza sottile, comunque presente ma sottile. Non so se vedrete questo passaggio perché mi devo inchinare, spero lo vediate, se non dovesse vederlo praticamente vi farò comunque un video specifico su come applico l'eyeliner, in modo tale che vediate come tiro io le mie righe. Ok, ho quasi terminato con gli occhi, applico il mascara e questo per me è il signore dei mascara in assoluto. Come vedete è un campioncino, l'ho acquistato all'interno di un mini kit da viaggio di Clarin, e questo per me è in assoluto il mascara più bello di tutti i tempi, più bello che io abbia mai provato, davvero fantastico, in curva, infoltisce, separa perfettamente le ciglia, non lascia grumi. E non so quanto costi, non ho idea, sicuramente tanto, però secondo me sono soldi spesi bene perché è un mascara validissimo. Comunque vado con il primo strato. Io quando utilizzo questo mascara non uso neanche il piegaciglia, perché questo è perfetto, cioè fa tutto da solo ed è veramente divino. Il re dei mascara in assoluto, lo straconsiglio. Vado anche a fare le ciglia inferiori. Infine, come ultimo passaggio, applico le ciglia finte. Queste sono le Frame for Fame di Essence. Applico tutte e due verso la fine dell'occhio in modo tale da ingrandire lo sguardo. Per incollarle utilizzo questa colla qua, che è della Fingers.
Mi piace moltissimo perché ha il suo pennellino, quindi non vi imbrattate le mani per mettere le ciglia finte ed è pratico e comodissimo, come vedete basta appena una goccina. E potete applicare le ciglia finte. A questo punto dalla palette della Storm, sempre con il pennellino da sfumatura, vado a prendere questo colore che è un oro chiarissimo, è una sorta di illuminante, infatti lo utilizzerò appunto come illuminante sotto il sopracciglio, vado a scuotere un pochino perché è eccessivo, e vado ad applicarlo qua sotto e fino all'angolo dell'occhio, appunto per schiarire, per illuminare tutta questa zona. Lo vado proprio a mischiare con i tre colori in modo tale che sia un tutto uniforme. Come vedete, lo sguardo appare molto molto luminoso in questo modo. Ora non mi resta che applicare l'ultimo strato di mascara per diciamo amalgamare le ciglia vere a quelle finte. E per evitare che si veda eventualmente lo stacco, quindi vado solo sulle ciglia finte. Come vedete sono belle, lunghissime e le adoro, mi piacciono veramente tanto queste ciglia finte di Essence, sono economiche ma davvero valide. A questo punto comincio la parte più interessante, ovvero una sorta di abbronzatura che voglio dare al mio viso. Come vedete questa parte risulta un po' più scura perché ho già lavorato. Come prima cosa, dato che non andrò ad utilizzare nessun blush e voglio avere questo effetto di pelle luminosa e abbronzata, come prima cosa appunto vado a contornare le mie guance e faccio in modo che il pomo della guancia, non so come dire, questa parte qua arrotondetta rimanga bella in evidenza, e per farlo utilizzo questo pennellino angolato bello morbidissimo, che secondo me è proprio il massimo della morbidezza. Non mi spaventate, questo pelo è sempre stato così lungo e prima o poi lo taglierò, ma vabbè, per il momento teniamolo. Vado a prendere questa terra di Astra, che è la più scura che ho, è la numero 15, e sorridendo, quindi smetterò di parlare, sorridendo vado a contornare appunto soltanto la parte della mia guanciotta. Ok, ora come vedete la guancia risulta molto in evidenza, lo zigomo risulta bello bello alto. A questo punto vado a prendere una delle mie terre nuove, questa qua è di Deborah, è molto molto nuova, è la numero 2, e all'interno avevo anche queste venature dorate che però ho notato sono praticamente andate via. E con questa invece vado a colorare praticamente il viso in maniera molto molto delicata, partendo dalla guancia. Vado praticamente ad uniformare in modo tale che non si veda lo stacco netto appunto con il contouring che ho fatto con la terra un po' più scura. Quindi vado ad unire le due terre e dare anche al mio viso questo aspetto bello abbronzato. Io ho una leggera abbronzatura in questi giorni, però non così evidente, sono un po' più scuretta, ma il mio viso in questo momento è ancora più scuro del corpo. Ovviamente questo è un make-up pensato per le serate appunto estive, anche i colori suggeriscono comunque una serata estiva. Quindi, come ho fatto anche da questa parte, torno ad utilizzare la mia terra scura e termino il contouring facendo sparire praticamente questa parte rotondetta del mio viso. Assottigliando un attimino anche il mento e abbasso la fronte. Ok. Come ultimo passaggio riprendo nuovamente il mio pennellino angolato morbido e vado a prendere mi viene in mente l'highlighting, oddio, come si dice in italiano? L'illuminante,
Con l'illuminante vado appunto a, questo è di Elf, ve lo dico spesso, vado a colorare le guanciotte, il naso e un pochino anche l'arco di Cupido. Infine, e solo infine, vado a prendere un po' di correttore, questo è il Full Coverage Concealer di Kiko, il colore è lo 01 e lo adoro, ve lo dico molto spesso, e vado ulteriormente ad illuminare questa parte dove c'è la mia bella occhiaia, quindi copro l'occhiaia, illumino questa zona, se eventualmente c'è qualche sbavatura di trucco la vado appunto a coprire con il Full Coverage Concealer. E solo come ultimo passaggio vado a tamponare appunto il correttore con una cipria trasparente, questa che sto usando è appunto di Essence, vado a coprire senza togliere però la lucentezza del trucco. E questo diciamo che è il risultato bello abbronzato. Infine con questo trucco avevo pensato di mettere questo Vinyl Lips di Kiko, che praticamente fa parte dell'ultima collezione ed è un rossetto liquido, è bello aranciato, quindi secondo me ci stava bene per questo genere di make up da mare. Quindi questo è il make up completo e spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino giù in basso e vi rimando al prossimo video, ciao!